Mancava poco la mezzanotte, Lino Trezza, operaio della cooperativa Flavio Gioia, come da prassi era impegnato nelle solite operazioni di carico e scarico a bordo del suo muletto. Operazioni rituali, standard, che Lino ripeteva da anni senza alcuna difficoltà. Ieri no. La tragedia si è consumata al porto durante le operazioni a bordo di una nave della Grimaldi. Il 36enne, sposato con un figlio, e una straordinaria passione per la musica. Come detto, era intento nelle operazioni di scarico quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da una rampa crollata sul suo mezzo che non ha retto al peso imponente. Lino Trezza è stato in pratica schiacciato durante le operazioni di spostamento del carico mentre era a bordo del mezzo di lavoro. Tutto questo sotto gli occhi atterriti dei compagni che non hanno potuto fare nulla per evitare la tragedia. Un incidente mortale sulle cui cause ora indaga la polizia di frontiera per accertare le eventuali responsabilità. Sul posto, immediatamente allertate, sono giunte le ambulanze del 118, ma sono stati vani i tentativi di soccorso. Lino Trezza è morto sul colpo, lasciando sbigottiti parenti, compagni di lavoro, amici. Non è quello di questa notte il primo incidente che si verifica all'interno del porto commerciale di Salerno durante l'operazione di carico e scarico delle navi. Lo scorso 1 aprile un giovane rumeno venne travolto da un autocarro rimanendo gravemente ferito alle gambe.